Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale, benvenuti se siete nuovi. Oggi vi voglio portare un video di top launcher che ho trovato per voi, ma prima di iniziare vi chiedo il consueto supporto lasciando un mi piace, commentando qui sotto se avete qualcosa da aggiungere o comunque volete consigliarmi altri tipi di launcher o altre applicazioni per i prossimi video. Vi invito a iscrivervi con la campanella delle notifiche e seguitemi sui canali social Telegram, Facebook e Instagram, ovviamente il link qui sotto in descrizione. Detto questo, possiamo addentrarci in quello che è di fatto il video vero e proprio, ovvero i launcher. Ormai dovreste conoscermi e sapere quanto ci tengo alla personalizzazione dello smartphone. Cambiare di continuo e rendere il tutto più minimal, molto più pulito e decisamente più funzionale. Ma lo faccio con la consapevolezza di avere poi un prodotto finito, funzionale, super veloce. Non parlo di una velocità di software del telefono in sé, ma appunto di personalizzazione, cioè io sblocco il telefono, so già quello che devo fare senza andare a perdermi e magari sprecare altro tempo all'interno di applicazioni che magari non considero neanche o non devo nemmeno aprirle. Quindi oggi vi ho portato in questo video vari launcher per i vostri dispositivi Android che ho avuto modo di provare in queste settimane e con cui mi sono trovato decisamente bene con tutti. Alcuni ve li avevo già portati, altri invece li ho scoperti nuovi anch'io e mi sono veramente trovato molto molto bene. Il primo launcher di oggi si chiama Before. Before è uno di quei launcher di cui vi parlavo poco fa, ultra minimalista, essenziale e super intuitivo. Scaricata l'app dal Play Store, vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione, dobbiamo selezionare le nostre app preferite e più utilizzate, di modo che vengano impostate nella schermata iniziale dello smartphone, così che quando andremo a sbloccarlo saremo subito operativi. L'app ci consiglia di impostarne 4 per mostrare più porzioni di sfondo possibile, nel mio caso però ho voluto riempire l'interfaccia con più applicazioni. La particolarità di questo launcher è proprio la semplicità, infatti, come avrete ben notato, non ci sono icone, ma solamente scritte. Swipe verso sinistra e ci appaiono tutte le altre applicazioni installate sul nostro dispositivo, con questa volta un'iconcina e ovviamente il nome. Abbiamo anche la possibilità di cercare tramite lo strumento posto in basso a destra per non diventare troppo matti. Nella sezione impostazioni, stili e temi, sfondi e temi, ci vengono forniti degli sfondi ultra minimal per far sì che tutto sia completamente in armonia e ci sia solo uno stile che prevale. A me personalmente è piaciuto un sacco questo launcher, l'ho scoperto per caso e ho voluto portarvelo all'interno di questo video. Secondo launcher di oggi, Niagara Launcher. Ve l'avevo già portato all'interno di un altro video, all'interno di un video delle top applicazioni. A proposito, vi invito a vedere la playlist completa, magari ve la lascio linkata qui sopra in scheda. Dicevamo, Niagara. Interfaccia iniziale molto simile a quella di Before, con la differenza che qui troviamo anche le icone che ci possono aiutare a identificare forse più velocemente le app. Anche qui vi chiederà di impostare le nostre applicazioni preferite in modo da averle sempre ben in vista. Sulla destra un piccolo indice con l'alfabeto per accedere alle app in nostro possesso, ma volendo dalle impostazioni possiamo anche eliminarlo. Sempre dalle impostazioni abbiamo la possibilità di impostare Icon Pack, cambiare la forma e le dimensioni delle icone e anche il carattere. Niagara ha anche una versione Pro a 5,99€, ovviamente sbloccherete delle funzionalità in più come ad esempio degli widget personalizzabili e quant'altro. Anche di questa link qui sotto in descrizione e andiamo avanti. Ah no, aspetta, volevo ricordarvi che il 94% di voi che guardate i miei video non siete iscritti al canale. Perciò mi raccomando, schiacciate il pulsante qui sotto, iscrivetevi e attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati ogni volta che esce un mio video. O Launcher è il prossimo. Molto simile al primo che vi ho portato oggi, quindi niente icone, solo scritte, e questo vale anche per quelle app che teniamo nel cassetto, che si possono vedere facendo uno swipe verso l'alto. Ma la differenza più grande tra Before e O Launcher è che in quest'ultimo possiamo impostare delle scorciatoie. Se vogliamo essere più funzionali possibili, questa è la strada giusta.
Ad esempio, nel mio caso ho voluto programmare che ogni mio swipe verso sinistra si deve aprire la fotocamera e ogni mio swipe verso destra si devono aprire le chiamate. Tenendo premuto un punto vuoto nella home page, finiamo nelle impostazioni di OLauncher, nelle quali cambiamo ogni parte e funzione di quest'app, dalle gesture al tema e quant'altro. Purtroppo qui non c'è la possibilità di impostare degli sfondi minimal direttamente dall'applicazione, ma poco male. Magari andatevi a recuperare lo scorso video delle top app, ve lo rilinko qui sopra, e troverete giusto giusto un'applicazione che farà al caso vostro, appunto, con questo stile minimal e pulito. E ora vi parlo invece del mio launcher preferito che ho scoperto da poco e che mi è veramente piaciuto un sacco. Si chiama Minimalist Productivity. Il nome è un po' complicato per me, ma ora vi spiego. Prima di raccontarvi l'app, ci tengo a sottolineare che io sono del team dark. Il tema scuro è il mio preferito, ma non in questo caso. A costo di far scaricare la batteria più velocemente possibile, a me questo launcher piace bianco. Come si capisce dal nome, regna il minimalismo, forse anche troppo, ma è proprio per questa particolarità che mi è piaciuto più di tutti, o quantomeno non avevo mai visto niente del genere. Come vedete, la home è super pulita, ora e data in alto a sinistra, batteria a destra. Al centro le classiche scritte delle app preferite che ovviamente sono completamente personalizzabili, un pallino sul fondo a destra per richiamare le telefonate recenti e dalla parte opposta i tre puntini per attivare le impostazioni. Da queste ultime abbiamo la possibilità di cambiare il tema, ce ne sono per tutti i gusti, ma ahimè non possiamo impostare uno sfondo che piace a noi, dobbiamo attenerci a quelli forniti dall'app stessa. Pulsante per cambiare le icone, pulsante per cambiare il tipo e la grandezza del font, pulsante home per cambiare l'interfaccia iniziale, app drawer, gesture e more, che è quel pulsante che ci permette di cambiare i settaggi più importanti di questa app, ad esempio quali applicazioni mettere in primo piano, se mostrare le icone e anche altri molti settaggi. A mio parere è il miglior launcher che io abbia mai provato. Se siete fan del minimalismo vi obbligo a scaricarlo e scrivetemi qui sotto nei commenti se vi siete trovati bene oppure cosa vorreste trovare in più in questo launcher, in questi tipi di launcher. Se siete arrivati fino alla fine e quindi a questo punto del video vi dico un enorme grazie, per me è fondamentale il vostro supporto. Ovviamente ricordatevi, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, ovviamente commentate. Se avete comunque dei top launcher o utilizzate altri launcher, o utilizzate altre applicazioni, vi invito, come vi ho detto all'inizio del video, a scrivermelo nei commenti per poterli portare ovviamente in contenuti futuri, in video futuri. A me queste cose fanno veramente un sacco piacere. Detto questo, possiamo terminare, spegnere tutto il set. Ci vediamo in un prossimo video, alla prossima, ciao ciao!